Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo video reclutamenti per i Nazome Eleven Go Galaxy. Come avete letto dal titolo, oggi recluterò i giocatori mancanti che vanno a comporre i Guardiani Celesti. Ora, perché andrò a reclutare solo i tre giocatori mancanti? Perché gli altri due, ovvero Gandalf e Ryugel, li ho trattati, se non sbaglio, proprio nel primo reclutamento. Quindi in alto nelle schede ora dovrebbe comparire e vi lascio il reclutamento dei fratelli Gandalf e Ryugel. Quindi cominciamo subitissimo questo nuovo girone di reclutamenti con Bargazax, conosciuto con anche il nome di Ogre Circis. Ovviamente per Bargazax e anche tutti quanti gli altri personaggi che andranno a comporre i Guardiani Celesti dobbiamo aver per forza finito il gioco almeno una volta, quindi aver sconfitto la flotta Ixar nella finale. Ma vediamo ora di cosa ha bisogno il nostro amicone. Vabbè, le monete d'oro, ragazzi, che ve lo dico a fare. Le monete d'oro purtroppo non c'è un vero modo di farmarle, perché level 5 certe cose le lascia all'RNG e quindi vincere le monete d'oro è solo questione di fortuna. Ma vediamo di cosa ha bisogno Bargazax. Come primo requisito avremo bisogno di sabbia soffice che si prende dai Gold Bear nel percorso di Roglos Gordon, ovvero il padre di Albega. Queste squadre sono piuttosto semplici da sconfiggere, quindi non dovreste avere troppi problemi nel recuperare questo oggetto. Stessa cosa per la spilla fatta in casa di Lalaia, o Roleia nel doppiaggio italiano, che si prende dalle Star Sister sempre nel percorso di Roglos Gordon. Quindi questi due oggetti da queste due squadre nello stesso percorso, insomma, direi che è piuttosto facile. Attenzione però, per aprire il percorso dove si trovano le Star Sisters bisogna prendere un biglietto che si trova in una cesta d'oro dove si prende appunto il treno per andare a combattere la partita contro la squadra di Gardon. Per prima cosa bisogna andare sul pianeta meccanico e, come state vedendo appunto sia sulla minimappa sia sullo schermo principale, c'è uno scrigno d'oro in questo punto del gioco. Ora non so bene come dirvelo, però è la strada che porta allo stadio, quindi insomma la conoscete bene o male. C'è uno scrigno d'oro. Come si prende però la chiave per aprire lo scrigno d'oro? Per prendere la chiave che apre lo scrigno d'oro bisogna andare nella Lost Galaxy, come state vedendo appunto dalle immagini, e andare in un punto preciso, non ricordo quale però, ma dalle immagini lo vedrete. E inoltre vi allego anche il video nelle schede che potete andare a recuperare nel caso non l'abbiate visto, dove lì c'è tutto quanto il passaggio dall'arrivo sulla Lost Galaxy fino a quando andiamo a prendere la chiave. Per aprire la cesta d'argento bisogna andare nell'ultimo vagone del Galaxy Express, aprire una cesta normale e lì si troverà la chiave d'argento. Insomma, è un po' macchinosa, ma si può fare. Dopo aver recuperato questi due oggetti, ci serve il topic persone potenti. Si prende nella palestra della Raemon nel presente. Avremo anche bisogno di un record, ovvero vincere 200 battaglie di calcio. Ora, le battaglie di calcio non sono le classiche partite o amichevoli che siano, ma sono le partite 5 contro 5. Passiamo quindi a Hilary Flail, conosciuta anche con il nome di Rondula Flail. Per reclutarla avremo bisogno anche per lei di due oggetti, uno dei quali spilla fatta in casa di Lalaia che abbiamo visto appunto si prende dalle Star Sisters nel percorso di Roglon che si apre appunto con quel famoso ticket, e anche Enciclopedia del Mondo Azzurro che si prende dagli Aqua Hermit. Gli Aqua Hermit, sempre nel percorso di Roglos, sono nella fila che è già sbloccata, quindi non avrete problemi. Avremo bisogno per lei anche di una foto graffiti sporchi che si trovano appunto in un vicolo dei quartieri poveri di Falamorbias, e l'argomento esperto di tecniche che si ottiene nel nord del deserto del pianeta sabbioso Sandorias. Tocca a Rodan Gasgas, conosciuto anche come Bala Gasgula. Anche per lui avremo bisogno di due oggetti, uno dei quali la spilla fatta in casa di Lalaia, che abbiamo preso anche per gli altri due,
e anche per Gandares e Rugel, e Olio Delicato, che si prende dai Cream Hound sempre nel percorso di Roglos che è sbloccato fin dall'inizio. Insomma, in comune hanno i tre oggetti che si prendono sempre dalla fila sbloccata in partenza di Roglos. Avremo poi bisogno anche della foto del monitor ologramma che si prende alla stazione di Falamorbius dove c'è l'ascensore. E abbiamo bisogno di un record particolare, vincere con il rango S tutte le partite che ha il professor Cryptix nel suo percorso. Il professor Cryptix si trova nella stanza dei meeting della Raymond del presente, nel club di calcio nella stanza dei meeting, e per aprire tutti quanti i suoi percorsi bloccati basta prima vincere le altre partite. E alcune sono facili, altre hanno un livello più alto, ma si possono vincere tutte al rango S per appunto prendere questo record. Bene, e con questi giocatori, insieme a Gandares e Rugel, di cui vi ricordo il video nelle schede, abbiamo completato i Guardiani Celesti. Davvero niente male. Insomma, mi sembrava anche giusto portarlo prima di altri, visto che lo avete richiesto a gran voce. È anche giusto ascoltare la voce del popolo a volte e non fare sempre come si pare. Quindi Cugi, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.